In questo video ti racconto la mia settimana tipo, che cosa ho fatto, dove sono stato, che cosa ho mangiato, chi ho incontrato, che cosa mi è successo e soprattutto se ho avuto degli imprevisti. Ti voglio anticipare però che ho accidentalmente cancellato alcuni clip, alcuni video che ho girato durante la settimana, per cui andiamo dritti al fine settimana scorso. Per chi non lo sapesse, io vivo a Bangkok. A proposito, domanda di geografia, lo sai dov'è Bangkok? In Thailandia. Come nel resto del mondo, anche qui ci sono varie restrizioni per via di quello che sta succedendo, per cui la vita di tutti i giorni è un po' cambiata, è diversa da quella che facevo prima. Pertanto io, così come gli altri expat che vivono in Thailandia, si chiedono: ma questo vaccino quando sarà disponibile per noi expat? Leggendo le notizie locali ho appreso che la Cina ha donato alla Thailandia 500.000 dosi di Sinovac, a patto che il governo thai vaccini 150.000 cinesi residenti. È anche vero però, ragazzi, che la Thailandia è fondamentalmente una colonia cinese, piaccia o no, è questa la verità. L'ambasciata italiana di Bangkok in un post informa finalmente che gli italiani residenti in Thailandia possono prenotarsi per il vaccino. Troppo bello per essere vero. Invece un tizio smentisce e scrive che il governo thai ha sospeso le prenotazioni citando Richard Burrow, portavoce del web del governo thai. Notizia poi confermata dai media thailandesi, quindi. C'è un altro commento però che ha catturato la mia attenzione. Perché il governo italiano invece non si preoccupa di vaccinare i propri cittadini all'estero con un vaccino valido, non con sta fetenzia cinese? Beh, commento abbastanza interessante. In effetti mi sono posto anche io la stessa domanda. Ma sarebbe possibile fare esattamente la stessa cosa che hanno fatto i cinesi? Domenica decido di andare a pranzo fuori, finalmente. Chiaramente al centro commerciale. Scelgo Siam Center, almeno c'è un'ampia scelta di ristoranti. Voglio mangiare thai e decido di andare da Ban Ying. Vediamo cosa c'è di buono. Ho preso una pineapple fried rice. Come vedi non c'è il guscio dell'ananas. La cameriera dice che era finita. Boh, questa mi è nuova onestamente. Poi ho preso il green curry, che ha un aspetto fantastico. Non prendo mai questo piatto perché il più delle volte è troppo dolce, ma questo ti assicuro che era buonissimo. Ho preso anche il minced pork eggplant, ovvero macinato di maiale con le melanzane thai. Ragazzi, era la fine del mondo e quando dico la fine del mondo era super fantastico, molto molto buono, credimi. A me piace la Coca-Cola, con le bollicine chiaramente. Come vedi il ristorante è vuoto, fa un po' strano, ma alla fine ho mangiato bene e ho pagato il giusto. 644 baht all'incirca 15 euro, ma tutto sommato non male. Ragazzi, è arrivato il momento di fare due passi perché voglio aiutare la digestione. Sono sempre all'interno di Siam Center, dove oltre ai soliti negozi, di tanto in tanto trovi questi piccoli shop, tipo questo per esempio, che vende piante da arredamento. Molto carino, devo dire. Io sono un amante delle sneakers, ovvero le scarpe da ginnastica, e per molti anni ho lavorato nel settore, per cui ho una piccola esperienza. Se devo essere onesto con te, da treni a questa parte, i nuovi modelli di Adidas mi fanno veramente schifo. Non lo so, sono grosse, non mi piace la combinazione di materiali e colori, non vedo nulla di così innovativo. Ho avuto le Adidas Torsion quando avevo 14 anni e mi piacevano tantissimo. E forse oggi è l'unico paio di scarpe, di Adidas, di sneaker, che comprerei onestamente. Stesso discorso vale per Nike. Per me queste scarpe sono orribili. Ho la sensazione, ancora una volta, che i materiali siano di bassa qualità. Sono grosse, sono pacchiane. Sarò io, a me fanno schifo. Però devo dire che il negozio Nike, come al sempre, spacca. È davvero molto bello. Come puoi vedere, per essere domenica, Siam è deserta. Ci sono solo io che cammino sotto il sole cocente della calda Bangkok. Entro un attimo a Siam Paragon, ma non c'è veramente nessuno a parte qualcuno che tenta di fare shopping. Esco subito perché non voglio comprare nulla, non voglio fare shopping oggi. Allora, questa zona si chiama Siam ed è il centro di Bangkok, diciamo il posto più frequentato dai ragazzi. Devi sapere che fine settimana, sabato e domenica, oggi è domenica, normalmente in questa zona è pieno di ragazzetti, teenagers, che vengono rivestiti per farsi fare le foto, perché ci sono dei fotografi che lavorano per magazine. Street Style Magazine, e sono qui alla caccia di stili e tendenze, ma come puoi ben vedere Siam è vuota causa questo periodo del cavolo, lockdown, quindi
Come ti ho appena detto, Siam ritrova dei teenagers. Ci sono tanti negozietti carini nelle varie stradine che vendono di tutto, abbigliamento e accessori. Wow, questi sono gli occhiali Makita. È uno dei miei brand preferiti, ma veramente molto molto costosi. Guarda un po' chi c'è. Il nostro Mariano Di Vaio Nazionale con il suo ciuffo da surfare. Visto che ci sono, entro nel mio negozio preferito. Si chiama Pronto. Qui trovi dei brand molto interessanti come Carhartt, Red Wings, una selezione di cappelli, t-shirt, scarpe, abbigliamento militare, denim giapponese, giacche. Insomma, un negozietto niente male dove poter spendere qualche centinaia di euro. Oggi però non voglio spendere un centesimo, quindi meglio uscire il prima possibile da questo negozietto così bello. Ed infatti, visto che non devo fare shopping, è arrivato il momento di andare via. Comincio ad essere stanco e tra l'altro ho voglia di un buon caffè. E io so dove andare. Voglio bere un ottimo caffè espresso e una pasta, probabilmente un cannolo siciliano. Tra l'altro, se stai pensando di passare per Bangkok, scarica la guida che ho creato, trovi il link nella descrizione, ho inserito posti dove dormire, mangiare, massaggi, è gratis, scaricala e dacci un'occhiata. Il caffè l'ho bevuto, il cannolo siciliano era buonissimo, adesso prendo anche una bella focaccia con i pomodorini, così per cena so che cosa mangiare. Io spero che questo format ti piace, voglio darti delle informazioni sulla mia vita, su ciò che puoi fare a Bangkok, perché è la città dove vivo, e basta, fammelo sapere nei commenti, lascia un commento e dimmi che cosa ne pensi, magari se hai anche dei suggerimenti, perché no, scrivili nei commenti, iscriviti al canale se già non sei iscritto, metti un like, insomma tutte le solite cose ripetono tutti, e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi ciao e buon weekend!